Buongiorno, io sono Angela, la cuoca dell'asilo Nido Finastrocca. Buongiorno bambini e genitori. Oggi voglio preparare un piatto a base di verdure. Verdure e non soltanto verdure comunque. Allora, è una parmigiana di zucchine. Come si procede? Diamo una leggera impanata alle zucchine. Allora, io preparo già la teglia con la carta forno. Con un poco d'olio, questo piatto è un secondo con le verdure anche, perché ci sono le proteine date dal prosciutto e dalla mozzarella. È un piatto completo, il secondo con contorno. Molto semplice da preparare e anche abbastanza gustoso. È veloce anche. Allora, dopo che abbiamo sistemato le zucchine, mettiamo una fetta di prosciutto. Sistemiamo anche la mozzarella. Io ho usato la mozzarella, però si potrebbe usare anche qualche altro tipo di formaggio a pasta filata, che so, una provola, anche lo stracchino andrebbe bene. Così. Mettiamo un poco di parmigiano. E ricominciamo. Le zucchine è una verdura che praticamente, insomma, ai bambini non è che poi piaccerà tantissimo, perché le verdure lo sappiamo bene, i bambini, insomma, non sono proprio tanto gradite per i bambini. Ecco. Cerchiamo di farle mangiare, magari mettendo anche altri ingredienti, per renderla più buona. Diciamo, le camuffiamo, ecco, in questo senso. Questo lo possiamo mettere tutto. Lo mettiamo qua. Ecco. Ci sono le proteine date dalla mozzarella, anche dal prosciutto, dal parmigiano. E allora, mettiamo un po' di parmigiano. Siccome ci sono ancora delle zucchine, possiamo anche fare un altro strato. Mettiamo un po' d'olio, un altro po' di formaggio. Non metteremo sale, non c'è bisogno, perché già il parmigiano è abbastanza saporito, non c'è bisogno. E poi per completare il tutto,
distribuiamo anche un po' di pangrattato per avere poi una bella crosticina. Ecco qua. Questo è il risultato finale e poi naturalmente poi cotto in forno per 40 minuti a 180 gradi la teglia va messa. Questo è il risultato finale. Questo è il piatto pronto, diciamo. È una persona per il bambino, abbondante. Gustoso, saporito e anche molto veloce da preparare. Arrivederci, alla prossima ricetta.